Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo per la prima volta su questo schermo. Oggi proveremo Anvil Saga. È una preview e come tutte le preview non ho mai giocato il gioco. Andiamo a scoprire. Non c'è, c'è solo l'inglese e il polacco. Va bene, video. Ok, sound. Abbassiamo un attimino un po' la musica. E come faccio a tornare indietro? Ah, così, X. Ok, poco intuitivo. Quella X la so. Start the game. Sandbox mode, story mode. Ah, questa è carina come cosa. Quindi c'è anche questa. No, questa. Non è ancora disponibile, credo, la sandbox mode. Da quando tua madre è tornata dalla Francia non abbiamo avuto un singolo penny. Non abbiamo soldi, ma solamente i nostri occhi e i nostri vecchi strumenti. Veramente neanche un soldo? Ah, qua... Ok, narratore, bellissimo questa cosa. Lui è il narratore, colui che ci narra la storia e ci dice che questo si chiama Arthur ed è il nostro eroe, l'eroe della storia. Il nostro carattere principale, cioè personaggio principale. Non tradurrò tutto per non annoiarvi. Se volete mettete in pausa e potete benissimo leggere anche perché l'inglese è abbastanza semplice. E oltretutto... potete imparare l'inglese dai videogiochi, che è molto utile l'inglese, ma anche i videogiochi. Quindi da quando era piccolo lui forgiava insieme al padre e faceva dei crafting, ormai si chiamano crafting, USD e rotellina. To zoom in, zoom out, zoom in, zoom out e USD per muovere la camera. Ok. Ok, gli dice di andare a prendere alcuni lingotti da poter smeltare, ok? Va benissimo, per fare un po' di lavoro, ok? In teoria fondere, smeltare, fondere. Ok, andiamone a prendere. Perfetto. Andiamo a fare un right click e lui comincia a buttare su roba. È di crafting questa cosa qua, mi piacciono questi giochi crafting table. Crafting table, lasciate perdere. Ok, giriamo il cartello, ci dice, per far sì che le persone sappiano che noi siamo aperti. Quindi andiamo ad aprire lo shop. Ok, prendiamo gli ordini e vediamo cosa possiamo fare. Non ti preoccupare, ci dice il padre, stai tranquillo. E abbiamo il nostro primo acquirente. E il nostro narratore ci dice di andare a guardare gli oggetti, le risorse che ha bisogno per creare e prendere il nostro reward. Lui vuole ferri di cavallo, ci vogliono 2 ingot e ci dà 8 coin. Ok, 8 soldi. Accetta l'ordine. Le persone, il padre ci dice che le persone non gli piace aspettare per tanto tempo. Questa è sta notizia, occhio. Questo però non è un bel periodo. Se non facciamo l'ordine subito, loro se ne andranno. E non riceviamo, naturalmente, soldi. E possiamo anche perdere il rispetto del nostro negozio. Bene, andiamo qui, right click per muovere il nostro personaggio. Bello, c'è il dentino. Ben fatto, figliuolo.
Ah, ok, una famiglia canadese. Ok, perfetto. Ah, ci parla della famigliola che sta arrivando. Quella è sua figlia, Olivia. Sei un mercante di Gasconia? Sì. A giudicare dal tuo aspetto e dalla sua faccia, sei felice che io sono qui a forgiare. Oscar, tu sei qui pure, eh? Tutti quanti, la famiglia! La famiglia è tutta qua. Ok, perfetto. Cosa ti porta qui, Finley? Gli piace, vuole ordinare dei piccoli trinket. Ecco, per esempio, questo qua io non me lo ricordo assolutamente. Trinket. Trinket. Ma sono i ferri di cavallo? No, i ciondoli, i ninnoli. Ok. Lo posso fare per te? Eccoli qua. Infatti, ciondolo. Ah, è facilissimo. A piece of cake è una frase fatta, significa è facilissimo. Ok, giusto ragazzo? Vai con questo. Allora, 7 ingotti e ci dà 2 soldi. Ok. Perfetto. Usa la gioielleria. Fai un singolo brooch, usa un fake jewel. Un brooch. Ah, usa il gioiello, 80%, 70%, no, andiamo all'80%, lei diventa felice. Ah, scusa, non l'ho capito. Arthur, vai! Fai una con la gemma, qui. Questo cosa sarebbe? Ah, così lo licenziamo. Papà, è fatto! Eccolo qui! Perfetto! Molto bello, non è vero? Vediamo. Ah, assolutamente fantastico come lavoro. Oh, che meraviglia! Grazie mille, papà. Guarda, è bellissimo, splende come il sole. Beh, sono molti contenti. Ci dà un po' di extra. E quindi ci dà più soldi. Ah, c'è quello cattivo, il barone. Ah, Fabbro, ancora a lavorare duro? Sì, più o meno. Mi aiuto a mio figlio tantissimo. È molto meglio che sta a fare non fare niente come te, ho capito male? Vuole un anello. Ho perso l'anello. La gemma. Ok. Non ci sono gemme. Le strade non sono sicure. Quindi, barone, stai calmo. Chissà che cosa potrebbe essere successo. Oh, forse è la verità. Va bene. Ci darò un'occhiata. Mi dispiace. Non c'è altro che possiamo fare. Tu desideri? No. Non è intenzione. Niente. Ah, ci vediamo. Almeno senza combattere. Lui se n'è andato. Una domanda. Settings. Sound. Ah, grazie. Il continuo spippolare della musica mi stava spaccando le orecchie. Ok, premiamo. E chiudiamo il negozio. Andiamo, figliuolo. Ah, abbiamo completato la giornata. Cosa ne pensi di me, Oli? Ehi, di già. Ah, possiamo essere amici. Ah, Marpione. Non siamo loro uguali, figlio mio. Lo sono più ricchi, no? È una famiglia di mercanti. Le padre di mio padre non mi hanno sorpreso. Diciamo che
lui fonda tutto il padre sulla società, essendo nel Medioevo, e quindi giustamente lui dice cacchio, anche se lui sembra già vecchio. C'ha il naso rosso? E lui dice: vabbè, non ho molta scelta. Per far che mio padre sia fiero di me e diventare un decente apprendista. Il narratore ci dice: tu sei nella piccola casa, una forgia a tua disposizione. Non è tanto, ma è sempre meglio che partire da nulla. Questa è dove la tua gloriosa strada, Wealth and Heir of Your Beloved Girl Begins, da dove tutto inizia, ok? C'è salute, cuore, bellezza, amore, tutto inizia da qui, ma tutte le bugie sono proprio lì. E per adesso è tempo di forgiare. Ok, vediamo un po' che cosa col martello di suo padre, cosa riesce a ricordarsi. Completa 5 ordini. Perfetto. Allora, andiamo a aprire. Volevo vedere un attimo. Ah, così ci muoviamo. Scusate, ma sound. Facciamo così, diminuiamo da qua. Ok. No, così è chiuso, così è aperto. Perfetto. Aspettiamo. Chi è questo? Mi servono ordini, signori. Completa 5 ordini. Ah, ecco. Lui. Lui sicuramente vuole qualcosa. Babbo Natale col bastone. Vuole ingotti. Per completare le ordini, 3 lingotti e delle monete. Vai. E questo 3 anche lei. Va bene, va bene. Ah, abbiamo trovato un nuovo tratto che può essere negativo o positivo. Ok, quindi c'è il. Attenzione, c'è un po' di skill tree. Perfetto. Questa più veloce dobbiamo andare però, eh. Ok. E questo cosa vuole? 4 di questi, vai. Credo che dobbiamo poi diventare più gestionali, eh. Non so il tratto come si mettono. Devo smeltare un po' di più. Esatto, devo smeltare un po' di roba. Ok, vai. Ma io non li vedo quanti ne ho. Ah, non li vedo, sono qua. Caspita. Mi mancano anche gli ore. Ce la faccio a farlo? Sì. 3 ce ne vogliono, ok. 3. Vai, vai, smelta. Uno. Cacchio, sta diventando difficile. Uno. Due. Ah, I'm run out. Ok. Ok. Tu puoi comprarlo dal trader. Ok. Premi la Q per espandere. Ma ce la facciamo a farne una almeno? Questo. Questo. E dopodiché chiudiamo subito il negozio. Questo. Ok. Non ce la facciamo. Chiuso. Mi spiace. Signora. Pilo pilo. Quindi, con la. Cos'è? Questa è la Q. Fico. Allora, dobbiamo andare a comprare gli oggetti. E dove li compriamo? Cioè, se io volessi.
comprare le cose. Ah, c'è gli HP pure. Sto mangiando. Ho mangiato. Attenzione, sto mangiando. HP, energia. Ah, c'è pure la salute, quindi c'è tutto. Però non so come si comprano. Io addirittura si è seduta a mangiare. Ma che figata è sta roba? No, signori. Ma io ci perdo un po' di vita qua dentro. A 16, smelt 10 ingot. Però mi servono. Non ce li ho. Dove ti posso comprare questi? Io ancora non l'ho capito. Yeah! Sono in salute. Costruzione. Questo sarà il trader? No? Ah, mi sa che è questo. Un pezzo. Un po' di... questi. Bye. Quindi, sai che ti dico? Riesco a farlo adesso. Che ore sono? No. Vuole andare a dormire. No, ma dove sono? Scusa. Ma dove sono? Dove sono le mie ore? Li ho comprati. Non ti preoccupare. Ok, ci dici di andare a dormire. Ah, l'abbiamo comprato, ma dobbiamo aspettare il corriere che arriva. Ma questo mi sta rubando le cose, oh. Ah no, il corriere. Pensavo fosse mi stesse rubando le cose. Ma dove l'hai spuntato? Da qua? Ah, sì. E se n'è andato. Ottimo. Ah, infatti ce l'ha dati. Grande, possiamo smeltare. Attenzione, questo... possiamo rimpicciolirlo? No. Però possiamo fare così e così. Ah, ok. Perché a volte overlappa qua. Ok, ci siamo svegliati. Buongiorno. È notte fonda, tra l'altro. Ma a noi non ce ne frega. Smeltiamo un po' di roba. Naturalmente la luna corre. E questo sarebbe... il nobile stanno preparando una per il local for, che è una caccia. Ah, ok. Vabbè, ci sono tanti oggetti che ci potrebbero dare roba, però in questo momento costruisci una stanza sotterranea. Costruisci. Build a room. Sotterranea, così. 100. Non che l'abbia ben capito. Tipo di muro, tipo di tetto. Vai! Ogni stanza costruita prende più tempo. Devi aspettare... il costruttore che finisce il suo lavoro. Ma dai, ma che figa. Ma no, guardate qua. C'è la tendina. Guarda, guarda il costruttore. Senti, costruttore, mentre tu costruisci io dormo. No, no, ma che figata. È dietro la tenda lui. Sta da Dio. Ma ci posso scendere? Sentite. Ok, portiamo un attimo avanti. Double speed. Arriva il giorno. Eccellente, adesso puoi scegliere il tipo di nuova stanza. Ogni stanza ha la sua funzione e richiede specifiche mobili. Una stanza che non ha una funzione o richiede una fornitura rimarrà inattiva. Exclamation now will notify you. Ok. Premiamo su questo qui per scegliere il tipo di stanza. Living room o kitchen. Poi c'è. No, subito. C'è. Andiamo a minare. Poi c'è la storage. E questa qua cos'è? No, andiamo a minare. Questa. Via.
Basement 1, Crete 1. Cosa vuol dire adesso? Ok. No. Vuole un basement e una cre... Ok. Forse ho capito. basement. Qua. Fornace. E poi vuole una crate, che credo sia questa. Lo spero, eh. Ok. Ci siamo. Credo che l'abbiamo fatta. Posso aprire il negozio? Adesso che è notte? Sì! Arriva Lulu! Arriva Lulu! Chiodi! Va bene! Chiodi 4 sono tanti però, eh! È felice lui! Aspetta, chiudiamo un attimo. Fammi andare qua sotto. No, no, non volevo dormire. Oh, dorme sempre lui, eh. Mi piace proprio dormire a questo, eh. Ok, andiamo qua. Eccolo lui grande che scende. Eccolo, sta minando lui, sta scavando. Questi sono i punti esperienza? Sì. È bello che ci sono le persone in background che camminano nel villaggio. Quindi possiamo costruire sottoterra, signori. Eccolo, guardate che ha preso il bottino. Adesso andrà a depositarlo qui. E continuerà. E ne ha presi 3. E se aumento velocità? Sì. Ok. Ah, ci hanno mandato delle persone ad aiutarci. Questo giovane uomo è nuovo del villaggio e viene fra Cascogna. Il mio nome è Teris, è un mastro fabbro. Ok. Il mio nome è Montiser. Sono conosciuto per un apprendista negli anni. Ok. Addirittura. Tutte qualsiasi cosa sono forte come un ox, che non so cosa sia l'ox. Ok. Chi? Quale dei tre diventerà il mio apprendista? Allora, abbiamo il mastro fabbro. Montli. Oppure lui. Io direi di prenderci il mastro fabbro. Grazie per aver creduto in me, master. Ok, ora un nuovo apprendista. E tu hai necessità di una stanza dove lui può dormire. E devo fargli pure il salario pure. Dannazione. Arrivano pure quelli per chiedere le tasse dalla regina di Francia. Tutto quello che fa è pregare oneste persone. Non mattere quando tu. Vogliono sempre soldi questi qua. Le tasse, tasse. Problema del mondo. Vabbè, chiede 12 coin come tasse. Madonna mia, ma quante sono? Dov'è il mio apprendista? Eccolo qua. Lo so. Ok, ce lo possiamo sbarazzare se non ce l'abbiamo di bisogno. Nel frattempo... Tu vai qua. Tu... Vai qui. Io non posso comandare allora. Chiodi. Tu fai quei chiodi. Ok, quindi abbiamo due personaggi, signori. Però abbiamo bisogno anche di una stanza. Mentre lui fa quello... costruiamo una nuova stanza...
Vogliono 100. Non ce li ho 100. Vado. È un casino. Vabbè, noi facciamo questo. Ah, ma comunque qua. Questo? Cosa sarebbe? Ok. 4. Beh, con 2 è più facile. Ah, un menestrello. Il cavaliere venne qui. Ciao. Si è innamorato lui. Bella lì. Perfetto. Cosa vuoi? Tu vai qui a raccogliere le varie cose. Ottimo. Ho solo un ingotto, quindi direi di chiudere il tutto. No. Ok. Nel frattempo 93. Mannaggia a me. Però forse ce la facciamo. Se lui... Spidiamo un attimo. Quanti me ne raccoglie? Scusate, ho premuto pausa. 2. Forse ce la facciamo. Facciamo così. Qua non arriva più nessuno però. Ah, è arrivato, è arrivato. Oh, i ferri di cavallo ci vanno bene. Sì, 100. Ok, chiudiamo. Costruiamo una nuova stanza. Qui. Tipo di tetto. Così. Pavimento. Io non l'ho capito bene sta cosa. Ah, questo è il muro. Ah, metà muro, tutto muro. No, 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 va bene così. Adesso arriverà il tipo. Ah, queste le possiamo ingrandire. Ok. Bene. Ora, nel frattempo tu forgia, lui scava e dovrebbe arrivare fra un po' il nostro amico. E apriamo anche qua. Così completiamo l'ultimo ordine per Teris. Questo dovrebbe essere il costruttore che sale. Sentite come sta lavorando. Ottimo. Lui smelta. Sì, ti faccio le lance. Finalmente una vera caccia. È un po' stanco, ragazzo. Oh, l'apprendista ha sentito le notizie in inglese e loro assalto. No, no, aspetta. Vabbè, non ce l'abbiamo 4. No, 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 no. Fai così. Tu sali. Sali, mio prode. Gosquogne. Guascogne. Madonna, si stanno accumulando. Allora, facciamo così. Non ce la farò mai. Tu vai via, tu vai via. Chiudiamo l'ufficio. Ufficio. Chiudiamo tutto. Allora, perfetto, questa è completa, quindi rimettiamo, la facciamo diventare un letto. Io non lo fa fare? Ah no, scusa, devo fare così. Bed, table e... ok. Ah, 50 gold. Peccato. E allora facciamo così, mentre lui va qua, tu scavi qua e fai così. E lui mi sa più veloce. Ottimo. Ah, ci dà una beer skin che non gli piace. Va bene. Tre ce ne vogliono. Forse non ce la facciamo. Ci vuole più miner qua. Questo qui che guarda casa mia. Aspetta, vai. Alberi di cavallo 9. No, tu no. Accettiamo lui. Vai. Dopodiché chiudiamo, eh. Che qua arrivano a fiotti.
Yeah! Signori, è arrivata la notte. 41, dannazione! 41. Non ce l'abbiamo fatta. Ma posso mandare anche lui? No. Però lui lo possiamo andare un attimo a dormire e facciamo il cambio, no? Potremmo lavorare, eh sì, perché stanco. Facciamo un po' di boost. Mi sto divertendo un mondo in questo gioco. È fatto veramente carino. È molto bellino. Senza poche pretese, ci sta. Ah, ci manca il cibo. Ok, allora, tu vai qua. Nonno, vai a dormire. Tu, ci serve un letto. Ok, poi cosa ci serve per la stanza da letto? Un tavolo, se non mi ricordo male, ci vogliono 30. Tavolo e sedia. Nel frattempo lui smelta e tu ti riposi. Sentite come russa. Nel frattempo io bevo un bicchiere d'acqua, perché il caldo qui si muore. Poverino. È stato un tratto negativo. Bustiamo un attimo. Speed up. E... apriamo il negozio di notte. Vediamo che succede. Di notte arriverà qualcuno. No, arriva nessuno. Oh, aspetta, aspetta. Oh, questi vuole. Perfetto. Tu vai qua. Oh. Grande! Più siamo bravi e più attiriamo ricchi clienti. Quattro chiodi. Il menestrello che arriva. Quanto voleva quello lì? Cioè, mi sono dimenticato. Tavola, tavola. Tavolo e sedia. Tavolo, sedia. Ok. Ma approfittare dei tempi morti per fare lingotti. Nel frattempo lui continua a raccogliere. Oh, attenzione, un frate. Un impiegato deve conoscere slappapafazza. Non so cos'è. Quindi ciao. Mi dispiace, frate. Non so cos'è lo slappapafazza. Veramente. Mi dispiace. Tu cosa vuoi? Tu sei... sembri ricco. Ferri di cavallo. Ma mi dai poco, però. Ok. Dio ti benedica. Boh. Ha preso le tasse, quello lì. Ma ha rubato i soldi. Ah, nel frattempo che lui fa quello, noi possiamo andare qua e mettere... la sedia. E poi ci manca un tavolo. Ah, lui è contento. Tu cosa vuoi? Un catenaccio. Un catenaccio. Un lucchietto. Lo so, ha bisogno di mangiare. Lo so. Adesso poi lo compriamo, aspetta. Vai tranquillo. Ok, 4 lingotti. 4 lingotti. Nel frattempo narrano.
4 lingotti. Ah, ok, c'è il mercante. No, chiudi, oh. No, aspetta. Chiudi. Niente, ho voluto andare qua. C'è il mercante. Sbrigati, ragazzo mio. Cosa sta portando? Cosa sta succedendo? Anzi, può neanche speed appare qua, eh? Ok, vuole barattare e di come ho capito. Ehi, banditi addirittura. Perfetto. Ci darà qualche quest tipo costruisci qualcosa. Cosa vuol dire? Se facciamo questi ci dà 150. La madonna. Vabbè, comunque sia. Chiudiamo un attimo il negozio perché qua stiamo a morire di fame. Facciamo così e dovremmo avere quello per mettere il tavolo. Perfetto! Ok, signori. Bene. Io direi che per oggi è tutto. Spero che abbiate capito molto di più da questo gioco. Io ci continuerò a giocare in off camera. Magari, non lo so, farò una serie o qualcosa del genere. Naturalmente vi lascio il link in descrizione dove potete trovare il gioco. Vi ricordo che per supportare il canale basta un like o un commento e se vi va iscrivetevi. E come sempre siete i miei amici. Alla prossima. Bye bye.